Ciao ragazzi, oggi siamo a Torino, siamo qua, in questo fantastico campo che vedete, donato dagli amici di Adidas alla città di Torino. Esatto, perché a Torino ovviamente sabato ci sarà la finale di Champions femminile tra il Barcellona e il Lione, allora Adidas dona questo campo sia a Torino che a Parigi. Siamo in un quartiere ovviamente della città di Torino, dove qua sorgeva poco fa una bocciofila che era totalmente in disuso, quindi questo campo servirà agli amici di Balloon Mondiale, eccoli qua che compiono 10 anni, auguri, e auguri, che lo stanno ovviamente gestendo già da adesso, di far giocare i ragazzi, organizzare tornei. Sono l'associazione con la quale è partito a giocare, per esempio, esatto, Messias, far nascere qualche campione come Messias, Junior Messias. Magari ci sia qualche Junior Messias tra di voi che vuol venire qua a giocare e non lo sa e diventerà un gran campione. Amici, noi abbiamo intervistato pochi giorni fa Junior Messias e Elisa Boattin, ecco com'è andata, ve lo facciamo vedere. Vai con l'intervista. Buongiorno, buongiorno, rieccoci. Buongiorno. Oggi è puntata speciale, specialona. Specialona, due grandi ospiti. Eccola qui, Elisa. Qua. Ciao Elisa, come stai? Ciao. Sta? Tutto bene? È bene, la grande. Come ti trovi a Torino tu, Elisa? Bene, immagino. Sto bene. Sì, mi piace anche la città. Sta bene. Quanti anni sei a Torino? 5. Vabbè, ormai conosci tutto, conosci tutti i locali, potresti darci dei consigli sui locali da frequentare. No, invece lei, da grande professionista, ti risponde che nei locali non ci va mai. Era una domanda trabocchetto, vedi, non mi fai fare il mio lavoro, vuoi vedere se sono, sei una professionista vera. Ma certo. Prego, rispondi pure adesso, Elisa. No, non sono molto per i locali. Cioè, come Giorgio Chiellini, che soltanto si dedica al calcio e basta. Solo calcio, allenamenti, cara Elisa, e basta. Ci piace la campagna e poco la città. Giusto. C'è una bella iniziativa. Noi siamo qua anche perché Adidas ci ha dato una mano ad avervi in diretta. C'è una bella iniziativa che ci vedrà protagonisti mercoledì. Saremo a Torino, in un quartiere, diciamo, periferico della città, nel quale Adidas ha deciso di regalare un campo proprio ai ragazzi e alle ragazze che abitano in questo quartiere, che ovviamente vogliono cimentarsi con il gioco del calcio. Credo che tutti siano partiti da un campetto così, no, Elisa? Te compresa. No, sicuramente è un'iniziativa, penso, fantastica e incredibile, perché diciamo che lo sport è per tutti ed è bello che tutti abbiano la possibilità di poter giocare a qualsiasi livello, ma la passione non puoi tenerla, quindi è un'iniziativa molto molto importante ed è importante che facciano queste iniziative, quindi sono molto felice anche di far parte di questa cosa. Per Torino è una settimana top, perché ovviamente arriva la Champions, la finale di Champions femminile nella città di Torino, quindi insomma è un momento, immagino, per il calcio femminile italiano, per chi ovviamente ama il calcio in generale, da vivere al 100%, no? Super partitona. Hai mai vissuto una città che ospitava la finale di Champions? Tipo, quando è arrivata qua in Italia, a Milano, noi eravamo qui, siamo andati a Milano, ed è bello vivere Bellissimo. Quell'atmosfera. Non so se ti è mai capitato di vivere l'atmosfera. A Brescia, però. Sì. No, non l'ho mai vissuta, ma infatti si respira una bella aria, e diciamo che quest'anno, insomma, sapere che era Torino quando abbiamo iniziato la Champions, diciamo che sai quanto è dura arrivare in finale, arrivare in fondo. Certo. Però ci speri, perché sognare, insomma, non costa niente, quindi un po' ci abbiamo quando siamo riusciti a passare il turno ai gironi, è stato qualcosa di, diciamo che più vai avanti più ci credi, ecco, quindi più alto vai più fa male quando cadi, però insomma eccolo. Junior qua. Ciao Junior, buongiorno. Ciao. Buongiorno, come stai? Bene. Sta bene Junior, ragazzi, che sta bene in questo periodo. Tra l'altro, ieri grande assist, in tanti lo scrivevano in chat, con di Leao che vale l'1-0, anche dal punto di vista del fantacalcio, un po' meno del fantacalcio, immagino. Quindi questa partita ieri. Sì, dai, no, bene. Tra poco, allora, cominciamo a fare questa intervista doppia. Junior, qualcuno diceva il re di Milano, addirittura in chat, tutti esaltati, però tu, Junior, sei partito da Torino, quindi ti accomuna, Elisa, il fatto di aver vissuto per tanti anni a Torino, giusto, Junior? Sì, a Torino ho vissuto per 8 anni. 8 anni, cavolo.
Quindi conosci Torino meglio di Lisa. Esatto, Lisa solo 5. Penso di sì, perché ho girato, conoscevo qualche via a memoria, quindi penso di sì. Parlavamo di un cappetto, no? Di Adidas, donato comunque a questo quartiere di Torino, e voi giocavate al campetto, dove avete iniziato a giocare a pallone, e poi a chi vi ispiravate? Ma in realtà io più che campetto ho iniziato proprio in una piazza, mia nonna abitava in una piazza del mio paese praticamente, e io giocavo praticamente lì, ero l'unica femminuccia ovviamente, in mezzo ai maschietti, e ho iniziato lì praticamente, sì, in piazza, nel cemento. Per me sembrava uno stadio giocare piccola, il mio idolo era Nedved. Ero io, che è stato un po', è stato sempre il mio idolo. Contento, Pavel, di essere l'idolo. La Boattini credo che in questo momento sia più forte addirittura di me, quindi in questo momento sì. Non gioco da un po', fuori di forma. Onestamente, chi ha i capelli più belli? Adesso io, dai. Junior, tu invece? A chi ti ispiravi? Ma io... Era una a volte facevamo anche rissa per vedere chi era Ronaldo. Ma tu quando parti dal campetto in Brasile, giusto? Cioè, sì, giusto. Io avevo un campetto sopra casa mia. Ma com'è la storia quella del fatto che tu sei arrivato qua e poi hai iniziato a fare i tornei, quelli che facciamo anche noi, i tornei quelli di CSI? Sì, calcio minore. E poi, cioè, perché a noi non è mai capitato che qualcuno poi venisse a vederci e dicesse: tu sei forte. Cioè, c'è ancora speranza. Cioè, noi ci speriamo ancora. Che qualcuno all'alba di 34 anni ci speriamo ancora. Ma che è successo questa cosa? Dai, raccontacela, così ci fai emozionare un po'. Dai. No, era un lavoro che ho trovato di consegne. E queste ragazze avevano una squadra che faceva i tornei amatori. All'epoca facevamo CSI, mi sembra. Sì. E poi WISP. Bellissimo. Bello, perché dopo la settimana che lavoravi, che eri stanco, poi trovavi gli amici a fine settimana e andavo a fare queste partite che ti faceva un po' divertire. E però giocavi, possiamo dirlo, si dice in Italia, un po' con la sigaretta, cioè eri più forte degli altri. Lì. Sì, diciamo che lanciavo, io correvo, facevo gol. Quindi c'è speranza anche per noi, dici? Però sì. La speranza non può morire mai, la speranza è quella che muore. Cominciamo ad avere 34, 35, quindi è già finita, purtroppo. Secondo me è un po' tardi, però non si sa mai. Quando è che hai capito, Junior, che potevi diventare professionista? Cioè il passaggio da giocare con gli amici del dopo lavoro a far diventare il calcio un lavoro? C'è stato un momento in cui hai detto: cavolo, forse qua... Io non ho mai pensato così lontano, io ho sempre guardato categoria per categoria, perché quando ho iniziato in eccellenza pensavo che magari in Serie D potevo fare fatica, poi ho fatto la D, poi ho sempre pensato così. Poi quando è stato il salto dalla Serie D alla Serie B, e lì un po' ho capito che potevo fare, no? Diciamolo che il calcio vero, il calcio quello difficile, non è la Serie A. Ah no, esatto. È l'eccellenza. C'è telecamera, c'è tutto. Ci sono anche i campi belli, Lisa. E attenti, dai, alla terza categoria, ragazzi. Terza categoria. Diciamo un percorso lineare, no? Classico, giovanili di una squadra, poi ovviamente arrivi a giocare in prima squadra e da lì capisci, no, che... insomma, sei arrivato a un livello importante, giusto, Lisa? Sì, sì. Ma io ho fatto il passaggio, ho giocato con i maschi fino ai 14 anni e poi c'è l'obbligo di passare al femminile, non hai più la possibilità di giocare con i maschi. E quindi sono passata con le ragazze e ho fatto l'under 12-13 e poi non ho fatto la primavera, sono passata subito in prima squadra. Il classico giochino dei ragazzi poi di dire: no, aspetta, lo spogliatoio, prima vanno alla porta dello spogliatoio fino a 14 anni, no? Ecco, esatto. Beh, hai fatto 100 presenze, no? Da poco, esatto. Da poco con la Juventus. Insomma, che traguardo è per te? Ma il traguardo è incredibile. Gioco nella squadra che tifo fin da bambina, quindi raggiungere 100 presenze. Poi è stata anche una partita molto importante perché ci siamo qualificati ai gironi di Champions, perché erano i preliminari,
è stata quindi una partita molto molto speciale per entrambe le cose. Quindi, quando ti ha chiamato il Milan, che cosa hai pensato? È un sogno realizzato, perché il Milan è una squadra, secondo me, tra le più grandi del mondo. E beh, cioè, ma è arrivato quel percorso che hai fatto, cioè, è un'emozione unica. Vabbè, ma lì ti aspettavi una chiamata, oppure è arrivata un po' a sorpresa, perché tu sei arrivato poi alla fine del mercato, no? Sì, diciamo che non è stata una trattativa facile, però quando il mio agente, il mio procuratore mi ha detto che c'era la possibilità di andare al Milan, io sono rimasto veramente sorpreso. Chiaro, tra l'altro noi avevamo fatto un meme su di te che arrivi al Milan, sai che noi facciamo un po' di cose divertenti sul web, ti ricordi la foto di Messi, quella diciamo sul proiettata Duomo. Sul Duomo, e alla fine era Messias, yes. Giustamente, tanto il numero uguale, 30, abbiamo due lettere di fatto, quindi. Allora vi chiedo a tutti e due, lo fate il fantacalcio? Poi chiedo più specificamente a te, Junior, se ti scrivono i fantallenatori, immagino di sì. A Lisa non lo so se scrivono, perché abbiamo conosciuto pazzi che lo facevano anche sulla Serie B, sulla Serie C. Sul calcio femminile, quindi... Quindi magari ti scrivono anche a te i fantallenatori sul fantacalcio femminile, quello non lo so. E per me è già difficile farlo con la Serie A. No, da qualche anno lo fanno anche in una forma molto simile anche nel femminile. Chiaro. Maschile qualche anno fa, ma siccome rosico troppo e non ce la faccio, e ho detto no, basta, mi rovino il fegato, non ce la faccio. Brava. No, io non ho mai fatto. Okay. Ma ti scrivono per il fantacalcio? Io in direct scrivo. Quest'anno un po' di meno, però l'anno scorso alcuni allenatori erano pesanti. È chiaro. Al Milan ti lasciano un po' più tranquilli al Milan, dai, quanti allenatori sono più buoni. Ma un po' di spogliatoio, ragazzi, domanda rivolta a entrambi. Chi è che è il più casinista nel vostro spogliatoio? Da me sono i ragazzi spagnoli, che fanno un po' di casino. I spagnoli? Il gruppetto. La cricca. Grazie con Teo e Brian, loro tre secondo me. Okay. Lisa? Da noi abbiamo Girelli, che è un bel personaggio, è un po' bella, sempre attiva, bella vispa, simpatica, ti prende in giro. Sono anche il gruppo delle un po' più giovani, sono in 4-5, che sono anche loro belle, un bel tormento, insomma, belle attive. Il casino riguarda anche la musica peggiore ascoltata in spogliatoio? Chi è la musica peggiore? Dipende. Junior, no, poi non mi fa più giocare, se dico che è il mister. Il mister! Senti, Junior, non ti faccio più giocare, la prossima volta... Devi continuare ad ascoltare Piori di Sonfire tutto il giorno. A ripetizione, poi tiro giù la levettina, bisogna cantare. Ma che musica ascolta, mister? Che musica ascolta? Che musica ascolta? Il mister ascolta musica italiana, diciamo, un po' romantica. Ah, romanticone, mister, romanticone. Certi amori regalano un'emozione per sempre. Queste cose qua. No, però c'è uno che secondo me è ancora peggio. Però lui mette la musica quando vanno via tutti, che rimane solo lui in spogliatoio, che è Florenzi. L'anno scorso, parlando per la nazionale, ci hanno detto anche molti di Florenzi. Sì. Mentre il Presterio chi è? Quello più che ride magari di meno, più concentrato, più professionista. Io ho la risposta per Lisa, che è Faragamma, giusto? Devo dire che è abbastanza seria. E l'abbiamo vista, perché con Sara ci siamo incontrati quest'estate a Notte Azzurra, no? Prima che poi la nazionale maschile partisse per l'Europeo. E io me la ricordo mentre la truccavano, che era impassibile, era impassibile. Serissima, e la truccatrice diceva scusi, le va bene così? Sì. Quindi ha detto solo quello e si è alzata e se n'è andata. Io ho avuto paura di stare. Però sì, no, è così, cioè, così, è dritta, quello è. Grande professionista. Sai. Junior invece nel Milan, chi è quello il più professionista, il più serio, il più inquadrato? Cioè, scherzi fino a un certo punto, non lo fai nervosire, se no ci sta. Un po' male. Giusto. Allora, una domanda
per Lisa, poi ne giro un'altra anche a Junior che ha fatto la Champions. Avete fatto tutte e due la Champions, una ovviamente la Champions femminile che finirà sabato questo, la finale maschile ci sarà sabato prossimo invece a Parigi. Chi vince la finale secondo te, Lisa? Due. Vediamo che c'è Barcellona-Lione. Il Barcellona viene da una stagione incredibile, il Lione è partita un po' così ma si è ripresa alla grande alla fine, quindi da dare un pronostico così è durissima. Dico Lione. Lione, tra l'altro è stato un anno particolare per la Champions, no? Femminile, c'è stadi pieni, quelle immagini del Camp Nou stupende. Cioè, che effetto fa per voi, ovviamente, vedere anche lo stadium, no? Pienissimo nelle partite che contavano poi per voi. Io mi ricordo di finali giocate di Coppa Italia in cui non avevamo neanche le linee, non ci portavano l'acqua e veramente surreali. E quindi vedere anche solo il fatto che giochiamo negli stadi per noi è qualcosa di grandioso, perché mai avuto la possibilità, quindi quest'anno giocare in questi stadi, riempirli, vedere anche il Camp Nou pieno con 100.000 persone ti fa capire che qualcosa sta cambiando, che siamo sulla strada giusta e che è molto, è bellissimo, è veramente qualcosa di bellissimo. Per quanto riguarda la strada giusta, cosa manca alla Juventus? Quanto manca alla Juventus per arrivare in finale? Esperienza, sicuramente manca l'esperienza, perché anche quando abbiamo giocato contro Lione, alla fine sono squadre che sanno come si vincono queste partite, sono più abituate a giocarle. E gli anni scorsi noi giocavamo una partita e uscivamo subito, tra Lione e poi Barcellona è dura andare avanti. Col fatto che hanno inserito i gironi, quest'anno abbiamo giocato tante partite, sicuramente quest'anno è stato l'anno in cui siamo cresciuti di più e che ci ha dato tanto tanto di più, quindi penso che qualche l'esperienza ci manca e quest'anno ci ha fatto crescere molto, quindi ci manca l'abitudine a queste partite. Certo. Per Junior, domanda sì. sulla Champions maschile. Real Liverpool, tu hai giocato contro Liverpool quest'anno. Insomma, se dovessi sceglierne una, che sono fortissime, però magari una ti vince, ti piace di più. Guarda, secondo me per il percorso che ha fatto Real, secondo me vincono loro. Poi sai, una partita seca. Sì, noi abbiamo sentito Zlatan, se c'è ancora Zlatan, l'abbiamo ancora. Ci sono qua per Junior. La prima volta che hai incontrato Zlatan, ti ricordi cosa ti ha detto? Una frase che ti ha colpito di Zlatan? Ti ha colpito magari una manata. Una volta mi ha detto un calcio in faccia. Ci è andata bene che sei ancora qua a raccontarlo. Anche io gli ho dato un calcio al finestrino di Pullman. Hai visto che fine ha fatto? Brutta fine. Si è rotto il finestrino del Pullman. Sì, ieri era carico, ieri. Bello, 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 carico, emozionato. Dai, anche giustamente 40 anni. Chissà cosa farai tu, Junior, 40 anni, eh? Io sono ancora... Io sono ancora in vacanza, tranquillo. Intanto che stavo mangiando insieme, io quando sono arrivato, come ho detto, sono serio, no? Io sono uno che parla poco, stavo mangiando insieme nello stesso tavolo e lui mi diceva: oh, Giulio, ma tu non parli, non ti ho mai sentito dire una parola. E mi ha detto: no, ma bravo, bravo, perché tu lavori e basta, è giusto così. Beh, è un esempio, no? Per voi, immagino, come insomma pochi. Sì, sì, no, poi la voglia che ha, a 40 anni la voglia che ha è una cosa impressionante. Invece Mister Pioli cos'è che dice più spesso? Stai attento a non dire della musica ancora perché dopo mi arrabbio. La frase che sento dire più spesso dal mister. La frase che sento di più è dice: dai Giulio, dai Giulio, passa, dai, passa. Passa Matteo, dai. Lato mister di Lisa, quest'anno è cambiato tra l'altro il vostro mister. Sì. Ma parla italiano tra l'altro, abbastanza? Sì, sì, parla bene, ha giocato in Italia anche tanti anni, molti anni fa ha giocato in Italia. A volte quando si arrabbia lì non riesce a parlare italiano, inizia a parlare solo inglese, quindi... Quindi se giocate male a fine primo tempo e tornate negli spogliatoi non si capisce niente. Cioè, È un caos. Intanto andiamo da Junior. Junior, ti facciamo vedere una foto adesso. Sì. E tu ci devi dire la prima cosa che ti viene in mente vedendo questa foto. Senza proprio pensarci. Emozione. Perché lì era un momento di difficoltà. Un momento che stavo rientrando con la Fiorentina in campionato. Non avevo fatto una buona partita. E quindi era
è stato un sollievo, un'emozione veramente grande. Che rapporto avete con la squadra maschile? Cioè, vi incontrate, vi sentite, vi scrivete? Sì, che non è che non li vediamo molto, sono dall'altra parte alla Contina, sono in Pievinuovo, però siamo molto impegnati tutte e due le squadre, quindi non è che abbiamo grandi legami. Abbiamo fatto vedere una foto a Junior, che era... adesso ne facciamo vedere una a te, devi dirci la prima cosa, cosa che... prima cosa che ti viene. L'emozione, non lo so, è la stessa cosa, uguale, che ha detto Junior. Vi copiate però qua, vi copiate. Ero fuori, non l'avevo sentito io però. Però è bello, perché il calcio è emozione a chi ovviamente sta fuori, cioè noi poveri comuni mortali che purtroppo siamo arrivati fino alla terza categoria, la seconda categoria, e poi abbiamo dovuto smettere, ma anche a voi che ovviamente giocate, no? E quindi questa credo che sia, insomma, l'immagine di un mondiale, quello del 2019, che è stato un po' lo spartiacque anche per immagine delle vostre carriere, no, Lisa? Sì, devo dire che è stata, penso, proprio la svolta del nostro movimento, perché è il momento in cui ci siamo riusciti a farci conoscere veramente da tutti, e il traguardo che abbiamo raggiunto, che era sicuramente inaspettato, è stato veramente incredibile. Abbiamo sentito supporto veramente anche da casa di tantissime persone, non ci aspettavamo, e sì, è stato veramente forse uno dei momenti più emozionanti della mia carriera fino ad oggi. Chiedo la parte più emozionante di quest'anno. Sì, lo chiede Gino. La parte più emozionante di quest'anno forse il ritorno, l'andata contro la Roma, che perdavamo 1-0 e siamo riusciti a rovesciarla alla fine vincendo 2-1. Giro la stessa domanda a Junior, quindi la partita più emozionante per te quest'anno? Quest'anno, sì, dire la verità, ci sono un po' di partite, perché le ultime partite, per come abbiamo vinto con la Lazio, con la Fiorentina, abbiamo avuto partite tutte... partite difficili, però ti dico la verità, ieri quando ha fatto gol Teo Hernandez, io mi sono emozionato. Beh, chiaro. Perché cioè, ci manca veramente poco per vincere questo campionato, perché vincere il scudetto è avere un pezzo di storia, una squadra come il Milan non è per tutti, quindi è una cosa unica. Chiaro, tra l'altro te lo può anche raccontare Lisa, visto che di scudetti ne ha vinti un po', se vuoi poi vi lasciamo così fate un po' di chiacchiere. Voi. Lisa, che ha vinto un po' di scudetti, dice, guarda che... Allora, ciao Junior, cosa hai provato ieri quando sei entrato allo stadio? Ieri ero concentrato, perché era una partita importante, solo 0-0, sapevo che era una partita che dovevamo vincere. Sono andato abbastanza tranquillo, con molta voglia. Cioè, lì, le ore prima della partita, quali sono quelle un po' più complicate? Cioè, quelle che inizia a sentire un po' magari l'adrenalina? Ma quando stiamo arrivando allo stadio, che tra l'altro è quando Slata ha rotto il vetro. Ti ricordi bene? L'ha rotto davvero, quindi il vetro. Perché no, dico una cosa, Junior stava dormendo, si è addormentato su pullman, era tranquillo. Non ho detto niente come solito, e dopo mi sono svegliato. Mannata, vetro, che ha rotto vetro. No, ieri i tifosi sono stati veramente una carica, una grande carica. Sono stati veramente... La torcida brasiliana, praticamente, dai. Qual è il giocatore / giocatrice più forte con le quali avete giocato e contro il quale avete giocato? Dai, parti Lisa. Vai Lisa. Contro? Contro cui ho giocato è stata dura marcare l'esterno del Barcellona, Hansen. E con cui ho giocato, ma ho la fortuna di giocare con tante ragazze forti, vi dico il nostro bomber, dai, Girelli. Più forte con cui ho giocato è Zlatan. Bravo, risposta esatta. E poi contro, secondo me, non per nella partita in sé, ma per quello che ha fatto nella sua carriera, Cristiano. Allora, Lisa, io vi voglio ringraziare. Grazie, ragazzi. Insomma, siete stati gentilissimi. Che squadra tieni in Brasile, Junior? Così qualcuno ce lo chiedeva. Cruzeiro. Tu, Lisa, che squadra tifi in Brasile? Magari tifi una. Ragazzi, grazie mille. Un abbraccio, ragazzi, grande. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Grande. Ciao. Ciao. Buona giornata. Ciao.
io sono diventato junior. Sì, per un altro ti sei trasformato. Ma è bellissima questa cosa. Vabbè, immagino, anch'io vorrei.